and Travels alla scoperta di Bonassola. Base strategica di questa volta è il resort La Francesca a Bonassola. It's, questa sera ci occuperemo di mangiare e io sono con lo chef Marco. Con lo chef Marco, buonasera, come si chiama il ristorante? Il ristorante si chiama Rosa di Mare e il resort La Francesca. Allora Marco, raccontaci un po' di te. Sono andato a lavorare con mio padre che aveva anche lui un ristorante, sono stato 30 anni con lui e mi sono trovato bene. Quando ti è nata la passione per il... La passione mi è nata, forse ce l'avevo già di mio, voglio dire, a me piace molto la gente, voglio dire, anche tutti i tipi di persone, voglio dire, quelli che se lo meritano e quelli che non se lo meritano. E in particolare mi piace quando la gente è felice, quando è contenta, quando si rilassa, quando mi dà allegria a me soprattutto. Quindi cibo, vino? Cibo e vino, e sì, e di conseguenza sono i momenti belli della vita, quindi voglio dire, fanno parte di alcuni momenti belli della vita, quindi te ti senti anche importante in quei momenti lì, perché dai l'allegria, dai la... almeno spero... A volte l'ho data. Questa sera poi vediamo se la darò a voi. Ecco, a proposito di stasera, che cosa mangeremo? Questa sera sarà... Degusteremo. Degusterete, è una sorpresa. Secondo me mi farò una grandissima sorpresa. Non so quale, però ve la farò. Ah, ok, quindi non hai la descrizione da darci. No, adesso vi farò la descrizione. Più o meno vi abbiamo preparato dei muscoli, delle cozze che sono tipicamente di questa zona, dello Spezzino, sì. E sono fatte all'antica, veramente all'antica, con la persa, diciamo c'è il pane, c'è io ci metto anche un pizzichino di tonno e uova, un ripieno particolare che poi comunque è valido, molto valido. E questo sarà un secondo e come primo avrete delle pennette col sugo di gambero e abbiamo fatto ancora in tre di verdure di campo, veramente verdure di campo raccolte da me e verdure tipo? E in genovese te lo saprei dire, in italiano ti dico solo che c'è la bietola, poi ci sono tutte verdurine di campo, la cialegua che noi la chiamiamo così, la boragine, va bene che la conosci anche in italiano, è proprio un misto, è una specie di polpettone, un tortino di verdura come entrata. Curiosissimi. Tanto così. Vabbè, il gusto si sente lo stesso. Hai parlato prima di ricetta antica. Ecco, tu nei tuoi piatti ti attieni alle ricette antiche o a volte invece ti piace anche trasformare, cambiare? No, io cerco di tenere una tradizione, qualcosa di antico che mi hanno insegnato i miei, sicuramente lo dedico anche un po' a loro, però voglio dire, se posso... cambio sempre, ma cambio addirittura tutto quello che faccio quotidianamente. Quindi, un creativo. Sì, detto bene, è un creativo, da volte può dire anche un pasticcione, però è sempre creativo. Lo chef pasticcione. No, mi piace molto cambiare anche perché ti annoia meno, voglio dire, certo. Diventa più divertente il lavoro, diventa più facile, più... Insomma, deve essere piacevole quello che fai, altrimenti poi diventa un lavoro veramente ed è brutto. Certo, il piatto che del quale vai più fiero? Prima dicevo al tuo collega il piatto che vado più fiero, che penso che l'abbiano assaggiato in tre, non di più, sono le seppie con le pere. Beh, è un abbinamento rischioso. È molto azzardato, voglio dire, però se un giorno avessimo l'occasione ve lo vorrei fare assaggiare. Certo. Perché è azzardato ma si intona, perché c'è la pera, il dolce della pera che si avvicina al
al dolcino della seppia, ma non del tutto. Poi la devi cuocere la seppia in una maniera che non va né fritta né leggermente stufata.